Come sapete, questo è Camillo, il nostro van camperizzato, e in molti video la domanda più frequente è: ma con il bagno come fate? Per quanto riguarda la doccia, noi ci laviamo all'esterno utilizzando un doccino. Abbiamo anche fatto un video per il tendalino, quando è freddo oppure quando c'è vento ci proteggiamo. Utilizzando shampoo biodegradabili, lo sappiamo che qua si potrebbe aprire una grandissima parentesi, però questa è la nostra soluzione. Per quanto riguarda il bagno invece, pucci, pupù e popò, sempre in natura. Volete mettere la sensazione di liberarvi in posti del genere? Dato che il nostro van è pieno fino all'orlo, non abbiamo voluto sprecare spazio per un portapotti. Però siamo tornati dal secondo van trip e abbiamo incontrato Matteo, che ci ha dato una soluzione fantastica e oggi ve la mostreremo. È un metodo rivoluzionario che occupa veramente poco posto e vi potrà salvare in tantissime situazioni se siete messi come noi, quindi senza un bagno. Partiamo subito con l'unboxing, con un bellissimo coltello da cucina. Non c'era nemmeno lo scotch. Cosa si celerà dentro questa sacchetta blu? Queste le vediamo dopo. E questo è il fantastico WC tascabile, ragazzi. Questo è un WC da pesca. WC da pesca. Sarà utilissimo. Questa è una tavoletta, la tavoletta del bagno come avete a casa più o meno. Si apre bene, devi aprirlo bene. Ora è diventato un cilindro, sempre con una tavoletta sopra. Il sistema così, vedi? Eccolo. Ma l'hai fissato bene, amore? E vi lascio immaginare cosa potete fare qui sopra. Qui troviamo una zip, perché sicuramente dopo un po' di tempo sarà da lavare. Ovviamente si utilizzano delle buste, che possono essere magari biodegradabili se preferite, oppure comunque andrà nella pattumiera, quindi tipo quelle dei cani. In dotazione abbiamo le sacchette. Queste sono sacchette biodegradabili, quindi potete prendere, fare e buttare dove vi pare piace, ovviamente sempre con cognizione di causa. Salviettino modificate biodegradabili per pulirsi. Queste sono delle bustine che servono per rassodare i liquidi, e queste sono le sacchette. La procedura è la seguente: si mette la bustina qua, se è liquido si aggiunge prima questa polverina, altrimenti si fa direttamente, si chiude la bustina e si butta via. Potete acquistare questo WC portatile a 75 euro. È una soluzione salva spazio, perché un portapotti costa sempre sui 75-80 euro, ma comunque non è tascabile. Ma non è finita qui, perché immaginate che Sara sta dentro perché sta lavorando, studiando, e io devo fare la popò, allora non posso riempire lo spazio della mia fragranza, e quindi abbiamo trovato un'altra soluzione. Voilà. In molti di voi la conosceranno già, la utilizzeranno sicuramente. Noi non la conoscevamo e la stiamo utilizzando per la prima volta ora, però. A ognuno il suo tempo. Oh, mamma mia. Dove va? Dove vai? Con 34 euro vi potete portare a casa questa tenda portatile, così che potete fare in natura la popò senza che nessuno vi veda. E anche la doccia, facendo passare il doccino dall'esterno. E anche se piove vi potete fare la doccia, perché sopra è coperta. Cosa fondamentale, i picchetti sono in dotazione, non li abbiamo montati, però abbiamo agganci angolari, quindi senza problema la tenda non volerà. Classici picchetti da... No, non sono i classici, sono meglio quelli di da Quechua, perché sono questi picchetti, quindi. E cordicelle nel caso ovviamente vogliamo stendere i panni. Di fatto noi abbiamo fatto un coprivento. Io non ci arrivo. Ah, sì, non sono arrivata. Però comunque questo ci sarebbe stato molto utile nel nostro van trip. Vi mettiamo il link per acquistare questi due prodotti in descrizione, se ovviamente siete interessati. Volevamo fare una piccola precisazione su questo fatto dei link di Amazon. Di fatto noi, quando vi linkiamo dei prodotti e voi li acquistate con il nostro link, a voi il prezzo non cambia, ma noi riceviamo una piccola percentuale del prezzo totale, di solito un 5%. Noi non abbiamo sponsor e investiamo comunque tanto tempo nel fare e montare i video, perché in primis ci piace. Però se possiamo ripagarci un minimo questo tempo senza che a voi vi crei danno, perché fondamentalmente a voi non cambia nulla, a noi ci fa piacere, perché comunque facciamo qualcosa che ci piace e in più possiamo ripagarci del tempo investito. Siete liberi però di acquistare il prodotto dove e quando e come volete, assolutamente, noi ve l'abbiamo solo mostrato. Quindi per il video di oggi è tutto, perché ci stanno mangiando le zanzare, però siamo felici perché ora salpiamo dove fare la popò, quindi ragazzi lasciate un like e ci vediamo al prossimo video.